arriva l'ennesima rivelazione sul caso di Emanuela Orlandi. La ragazza, scomparsa a Roma il 22 giugno del 1983, sarebbe stata alloggiata e mantenuta a Londra dal Vaticano fino al 1997. A sostenerlo il giornalista Emiliano Fittipaldi, che a sostegno di questa tesi ha portato delle carte che elencano una serie di somme pagate dalla Santa Sede per le più diverse attività, da viaggi a visite mediche fino al depistaggio delle indagini, per un totale di oltre 480 milioni di lire. In fondo a questo resoconto sommario, il nome, ma non la firma, del presunto estensore, il cardinale Lorenzo Antonetti, amministratore del patrimonio apostolico tra il 95 e il 98, anno quest'ultimo in cui sarebbe stata redatta tale dichiarazione, a beneficio dei cardinali Jean-Louis Thorin, all'epoca segretario per i rapporti con gli stati, e Giovanni Battista Re, sostituto della segreteria di Stato. Falso il documento in sé, ma completamente falso tutto il contenuto. Io non so, è una cosa fabbricata, quindi non... Nel contenuto non c'è niente di vero. Sulla stessa lunghezza d'onda del cardinale, il portavoce della Santa Sede, Greg Burke, che definisce lo scoop di Fittipaldi una documentazione falsa e ridicola. Va detto che lo stesso giornalista su Facebook non assicura la veridicità del materiale trovato, che va ad associarsi alle tante piste che nel corso del tempo hanno accompagnato la sparizione della quindicenne figlia di un lavoratore del Vaticano 34 anni fa. Un affare legato all'attentato di 2 anni prima a Giovanni Paolo II e ai servizi segreti stranieri? O alle vicende dello IOR, implicato da Monsignor Marcinkus nel crack del Banco Ambrosiano di Calvi e Sindona? O allo schietraffici della Banda della Magliana? O forse a un perverso giro di pedofilia? Enigmi che si sono affollati nel tempo, insieme a spietate speculazioni che non hanno fatto giustizia, acuendo piuttosto il dolore e lo smarrimento di chi ha sempre cercato la verità sulla sorte di Emanuela.